da record, anche se forse le soste, ovvero le permanenze, sono più brevi, però c'è più gente, si è tornati ai tempi della pandemia. Beh, superiamo il periodo pre-Covid con più 4% degli arrivi. Siamo ancora la prima regione d'Italia per turismo, 73 milioni di presenze turistiche e la prima industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato, un 10% del PIL Veneto. Abbiamo una crescita importante di tutto quello che è il turismo dei percorsi, diciamo, secondari, non li definirei minori. Il turismo esperienziale, il turismo emozionale, tutto quello che è l'entroterra Veneto che esce dai grandi circuiti del mare, della montagna, delle città d'arte. E questo ci fa ancora ben sperare per il futuro. Che è l'enoturismo. Beh, l'enogastronomia, ovvero il binomio prodotto-territorio, visto considerato che siamo la terra dei 350 prodotti tipici, delle 55 denominazioni dei vini, e ovviamente, come dico io, dove si mangia e si beve male non si fa turismo, quindi da noi si può far tanto. Ecco, Presidente, scusi, abbiamo visto che a Fiera Cavalli ambientalisti e animalisti hanno provato in qualche modo a ingessare questa manifestazione. Secondo lei c'è il rischio che questo possa bloccare questo settore e anche di conseguenza il settore turistico? Ma io dico che è fondamentale partire da un presupposto che è dogmatico, ovvero che il benessere animale viene prima di tutto. Dopodiché l'approccio alle manifestazioni non deve essere assolutamente ostativo nel fare le manifestazioni. C'è bisogno che sia un approccio professionale, dove tutti possano avere modo di aver verificato, di avere la certezza che gli animali siano trattati bene, ma non può passare l'idea che il mondo dei cavalli sia un mondo di gente poco per bene che maltratta i cavalli, perché posso garantirle che chi ama i cavalli li ama veramente fino in fondo. Ecco, oggi il primo forum Ambrosetti qui a Castelbrando. Qual è l'attenzione della regione verso il turismo sostenibile? L'attenzione è forte, al punto tale che io ho voluto questo forum, è una mia idea e nasce dal fatto che queste colline patrimonio dell'umanità debbono indicare la via sempre di più nel futuro per quello che è il turismo sostenibile, che è quello del rispetto dell'ambiente, che è quello di lasciare ai posteri, patrimonio dell'umanità, un territorio che sia assolutamente inalterato e rispettato. Sostenibile vuol dire anche ovviamente tutto il territorio, il Veneto è anche appunto realtà di parchi, ma c'è Venezia che è delicatissima. Beh, Venezia è patrimonio dell'umanità, uno dei 9 siti vincolati, tutelati a livello internazionale. Venezia comunque è oggetto di grandi investimenti, perché quando si parla di sostenibilità su Venezia ci dimentichiamo sempre, o meglio, si dimenticano sempre di parlare di Mose, dei grandi investimenti, delle grandi battaglie fatte per salvaguardare Venezia. Se Venezia anche questo fine ottobre non è andata sotto acqua, non ha avuto l'acqua grande, è grazie al Mose. E questo vuol dire anche sostenibilità per le persone disabili. Zaia è sempre stato molto sensibile. Beh, al punto tale che ho voluto che le Olimpiadi abbiano la loro serata di chiusura, che è quella che è l'apoteosi e l'apertura e la chiusura delle Paralimpiadi all'Arena di Verona, proprio per fare in modo che questo diventi il più grande monumento della storia, totalmente accessibile, cosa che era impensabile fino a poco tempo fa. Grazie. Grazie.